sì, siamo proprio noi, gli odiatissimi calzini. Vabbè dai, fare quella faccia, poteva andarti peggio, eh. Poteva regalartene solo uno, cosa ci fai con un calzino? Vabbè dai, comunque, pregi, siamo natalizi, quindi cioè ci usi una volta l'anno, puoi anche farlo su sforzo, poi siamo antiscivolo. Dai su, andiamo al dunque, che fine ci farai fare? Ci farai fare brandelli dal tuo Jack Russell? Ci venderai a 50 centesimi su Vinted? Ci lascerai far la muffa in quel cassetto che non apri mai? Ma regalaci a tuo nonno, sai quanto apprezzerebbe? Eh certo, lui ha i piedi un po' callosi e non proprio giovani. Io preferivo te, però so adeguarmi. Certo. Pensaci. No, E allora, non dire che non ti piaccio perché ti faccio venire l'orticaria appena mi proverai per far contenta tua madre. No, 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 non iniziare con questa storia che i pigiami non ti servono, che ti fanno schifo. Innanzitutto, fanno schifo, lo dice tua sorella. Poi sono morbidissimo, sono colorato, sono bello, bello avvolgente. E meglio di così non ti potevo andare, E signorina, lo so che preferivi uno smartphone nuovo o il buono da 500 euro da spendere nel tuo negozio preferito, ma ti è andata così e ti è andata bene, perché tu un giorno mi amerai. E comunque pigiam donato non si guarda in bocca. Non era così, ma va bene uguale. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Eccomi! Sì, sì, sono proprio io. Il CD di Natale che ti mancava, quello con il calzoncino che ascolti da quando sei nato, esatto. No, scusa, in che senso non si ascoltano più CD? Ma io sono il regalo più apprezzato dell'anno. In che anno siamo? Che non siamo nel 1998. Mi stai dicendo che sono vecchio? Non ti permettere, ragazzina. Io al massimo sono vintage. Mi sono un attimo incupito, mi viene da cantare una canzone malinconica tipo... Have yourself a merry little Christmas. Cosa si usa adesso? Bonify? Mai sentita questa cosa. Sarà una moda passeggera. Io sono stato sulla cresta dell'onda per decenni. Voglio proprio vedere quanto dura questo qua. Bonify. Sì, sì, sono sull'agendina, un po' anonima, un po' tristarella anche. Sai, sono un po' autocritica. Vabbè, non mi userei mai, non mi offendo, no, tanto è intrinseco proprio nella nostra stirpe, nel nostro DNA. Siamo abituate a stare lì impolverate sull'ultimo scaffale. Però ecco, se magari un giorno decidessi di iniziare ad essere un pochino più organizzata, io potrei aiutarti. Potrei essere la tua agendina anonima preferita. Ma se non vorrai, farò stesso. Davvero, non ti preoccupare di ferirmi. Ciao. Sono un libro motivazionale. No, tranquilla, la tua vita è perfetta, non c'è niente che non va. Sì, lo so che in questo momento stai pensando che la persona che ti ha regalato me sia una brutta persona, però mettiti nei suoi panni. Tra un tuo mental breakdown e l'altro ha semplicemente pensato che un libro che si intitola 10 modi per raggiungere la felicità se hai ancora in tempo per cambiare la tua vita di merda potesse essere il regalo perfetto. Poteva regalarti un'altra cosa, sì, forse sì, ma non l'ha fatto. Tu la chiami coincidenza? Io destino. Non importa se ci metterai uno, due, tre mesi, tu mi aprirai e inizierai di nuovo a sorridere. Respira, rilassati, sorridi. La vita è bella.